Ciao ragazzi, benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi vi voglio parlare di un film del 1991, A volte ritorno, basato sul racconto di Stephen King, che purtroppo rimasi molto male quando comprai questo libro perché io credevo che era tutto A volte ritornano, invece A volte ritorno è solo un racconto di più o meno una trentina di pagine. Perché vi voglio parlare di questo film? Perché io sinceramente l'ho sempre amato e adorato, mi è sempre piaciuto tantissimo. Oh, vabbè, vi dico perché. E quindi volevo quel cavolo di libro, però devo dire la verità, quando ho letto quel racconto, che è la prima cosa che ho letto di questo libro, ci rimasi molto male. L'ho riletto prima di fare questo video e ci sono rimasta male uguale, però mi sono ricordata anche il perché. Comunque, devo dire che fino a un certo punto le due storie, chiamiamoli così, cioè, vanno bene, si cambia qualcosina, qualche nome pure. Però è poi nella fine che si perde, cioè a volte ritornano nel libro, si riferisce a una cosa, nel film ad un'altra. E devo dire che a me è piaciuto di più il film. Perché? Allora, A volte ritornano è un film per la TV innanzitutto, però in Italia venne trasmesso al cinema, vabbè. E parla di Jim Norman. Jim è un uomo sposato con un figlio che si ritrova dopo 27 anni a tornare nella cittadina dove abitava da ragazzino con i genitori. Cittadina da cui i genitori l'hanno portato via a morte del suo fratello maggiore, io perché adesso vedo Jim grande, mi viene a dire fratellino, vabbè, del suo fratello maggiore Wayne. Quindi qui conosciamo un pochino Jim, vediamo che è stato assunto come insegnante appunto nella scuola, grazie, e veniamo a sapere che c'è stato un incidente a Chicago, mo, che tipo non si sa nel film, proprio non te lo spiegano, non si capisce, ci sono solo dei ragazzi che fanno delle congetture a scuola. Comunque vediamo Jim, ecco, all'ultima ora di lezione che parla con questa classe di stronzi, dove ci sono i classici tipi che vanno, cioè, football, insomma, e fanno queste cose, e anche però ci sono anche ragazzi tranquilli, che sono tutti così. Comunque la cosa parte male con Chip, diciamo, il capetto di questi qui, che gli dice: Jim, questa è una classe più che altro di sportivi e di ragazze con la testa vuota, dice, quindi promuovici perché noi le faremo vincere il campionato, vabbè, insomma, se lo dite, americanate. Vabbè, Jim non è che si fa sottomettere dalla classe, comunque cercando in qualche modo, anche se sbagliando, perché sbatte la bacchetta sul banco spezzandola, però vabbè. E vabbè, torna a casa contento, dice alla moglie che è tutto bene, però i ragazzi sanno dell'incidente a Chicago, però non ci vogliono di. E che comunque il preside, il direttore, come cavolo si chiama, lo tiene d'occhio. Fino a qui tutto comunque nella norma, diciamo, finché un giorno, mentre Jim è fuori, insomma, sta andando via, viene avvicinato da Chip che dice: ah, perché mi vuole bocciare, bla bla bla, insomma, le solite cose. Si avvicina un altro ragazzo della classe di Jim, Billy, un ragazzo tranquillo che è in bici, vabbè, dice: che cosa è successo? E qua te la fanno, vabbè, un discorsetto. Poi Billy se ne va, però dimentica il portafoglio, cioè, insomma, gli cade il portafoglio, quindi Jim insomma, gli va dietro per ritargli questo portafoglio. Nel mentre però Billy viene praticamente speronato da una macchina nera con delle fiamme disegnate sopra, sulle fiancate, vabbè, più sulle fiancate, sul muso, vabbè, insomma, ci stanno le fiamme, questo è poco ma sicuro. E vabbè, cercando di sfuggire a questi tizi, vediamo una cosa, c'è delle persone a cui si è fermata la macchina, che vedono Billy correre e urlare: lasciami in pace, lasciami in pace. Non vedono la macchina, non la vediamo nemmeno noi in quel momento. Vediamo solo Jim che gli corre dietro. Quindi questa macchina nera la vediamo solo noi, vabbè, grazie al cavolo, spettatori, Jim e Billy. Billy va a finire fuori strada, dove c'è un ponte, va proprio di sotto e muore. Questo ovviamente ferisce Jim, che ha cercato di dire: guardate che lo volevano ammazzare, bla bla bla. E il direttore dice: guardi che hanno visto solo la sua macchina, non hanno visto altre macchine. Dice: comunque il numero dei suoi ragazzi sarà lo stesso, cioè come se non gliene frega un cazzo a sto direttore, perché è arrivato un altro ragazzo. Quindi entrando vediamo Richard Lawson e noi lo riconosciamo perché durante il film, già dall'inizio, Jim ha vari flashback. Vi ho detto che Wayne è morto
E quindi cioè, lo vediamo nei flashback, vediamo sto tizio, sto Richard Lawson con altri tizi, Wayne e, Jim, che sono dentro una specie di grotta, che poi capiremo essere cavalcavia dove passava il treno anni fa. E quindi lo riconosciamo, e lo riconosce pure lui, però all'inizio uno dice magari gli assomiglia, comunque lui il nome del tizio non lo sapeva, quindi loro hanno semplicemente fatto quello che dovevano fare. E vabbè. E comunque, vabbè, cominciano insomma un po' le cose strane. Altra cosa strana. Kate, una ragazza sempre nella classe di Jim, diciamo che insulta Richard Lawson e lui la guarda male. Io ho detto, come te vedo male, zia? Infatti, la sera Jim incontra Kate, perché Jim ha continui incubi su quello che è successo a Wayne. Poi ve ne parlo. E la cosa che ti prende è che lei stava a prendere pure le sigarette. Si incontra con Jim dice: vabbè, vai a casa. Sì, sta lì sopra, il stallante, preoccupa. Quindi lui non è che la lascia proprio sola, però se ne deve andare, non è che può seguire una ragazza fino a casa, insomma. E qui, tornando a casa, lui ha incubi. Questa volta, però, vede Kate scappare da due tizi. Il giorno dopo, Kate non va a scuola, non si trova. Jim guarda, diciamo, Lawson, e trovano ovviamente nel granaio, in un granaio, Kate impiccata. E lui lo immagina che sono loro, anche perché poi arriva Vinny al posto di Kate. Vinny è un altro dei teppisti, quindi il secondo teppista. E poi cominciamo comunque a vedere che cosa è successo, sostanzialmente che successe 27 anni prima. Mentre Wayne e Jim stavano andando a restituire dei libri, passano appunto sotto questo, diciamo, cavalcavia, passano sotto e beh, arrivano questi quattro tizi, Lawson, Vinny, North e Mueller, che cominciano le classiche cose, quanti soldi hai, dammi quei, bla bla bla, ah, ti spintono, insomma queste cose qui. Però nel mentre di questa cosa, Wayne riesce a dare un pugno a Lawson. Lawson si incazza, ha il coltellino in mano, che c'ha sempre sto cacchio di coltellino. Però viene spinto Wayne e pa! È andato, croce via. Quindi, praticamente è questo che è successo. Però nel mentre loro, è stato un incidente, non volevano uccidere Wayne. Però ovviamente ormai l'hanno fatto, di momo che ne famo di quest'altro, e quindi... Vieni qui ragazzino, vieni qui, e quello ecco il cazzo che ce vengo, però nel mentre si sente arrivare il treno. Quindi i quattro montano in macchina, non trovano le chiavi e cominciano a smadonnare, che io poi sinceramente, frega cazzi della macchina, sarei scappata. Loro sono rimasti là, fai coglioni. Comunque, Mueller scappa, Jim prova a portarsi via Wayne, ma non ce la fa perché mi sembra che Jim lì avesse 9 anni. Non ce la fa, quindi... Jim scappa, Mueller è scappato, esplode tutto. Solo che Jim all'inizio non ricorda di Mueller che è scappato, perché l'unica cosa che gli importa è ricordare, cioè la cosa che ricorda di più è la morte del fratello. Comunque, Chip si presenterà a scuola di Jim per chiedergli aiuto, perché si è reso conto che sia Vinny che Lawson sono un po' strani. Dice, sai, io anche gliela volevo far pagare, però loro la vogliono proprio uccidere. Non mi piacciono, quindi vabbè, insomma, lui dice: vieni con me, andiamo alla polizia. No, non ci voglio andare, ho paura, di qua e di là. Va da solo, arriva Lawson, Vinny e North in macchina, quindi li vediamo pure mezzi bruciati perché ci fanno vedere anche quando sono morti. E lui come muore? Sostanzialmente, questa scena l'ho capita poco perché loro hanno un coltellino così, sapete, i classici coltellini a serramanico. Più o meno che andavano in giro prima, che sapevano come cavolo si chiamavano quelli, ce l'avevo pure io poi, che spingevi il pulsantino, faceva vabbè, quello lì. E riesco. La cosa strana è che si fermano sul ponte e tu vedi solo pezzi di chip che vengono buttati di sotto. E io da grande, cioè l'ho rivisto da poco, no? Ho detto, non me la ricordavo sta scena, e comunque voglio capire come hanno fatto con un coltellino così a farla a pezzi. Vabbè, però comunque dettagli, ormai è andata. E il giorno dopo Jim, andando a scuola, sente le voci di Rosa e Vinny in bagno, entra anche lui e te li trova tutti e tre, perché ovviamente è morto Chip, arriva North.
i quali lo minacciano e dicono: fatti trovare, lo sai stasera che giorno è? Praticamente è il giorno dell'anniversario di quello che è successo, quindi morte di Wayne e morte di loro tre. Vabbè, raga, lui cerca di, insomma, impaurirli un po', bla bla bla, torna a casa e avvisa la moglie: guarda, io ho sti tre, così così. No, non ci credo, di qua e di là, vabbè, e vabbè. Lui comunque va a cercare il poliziotto che all'epoca prestava servizio, perché quest'uomo vide Jim piangere disperato dopo la morte di Wayne, perché era scappato ovviamente, ve l'ho già detto, e quindi lui va a cercarlo, perché a quanto pare aveva delle informazioni, e in più a quanto pare dice di vedere gli spiriti, i fantasmi, perché questo tizio ha fermato una rapina dove è stato, purtroppo gli hanno sparato in testa, quindi pensano che sia rimasto un po' scioccato così. Andandoci a parlare, il signore lo riconosce e gli dice che comunque lui, quando stava per, dice: sono morto per 3 minuti quella volta e ho visto Wayne che non va nessuno, cioè non può stare tra i vivi, ma non può andare neanche in paradiso perché c'è un qualcosa in sospeso. Jim gli fa presente che ha rivisto quei tre ragazzi e lui dice: sì, perché tornano. Quando c'è qualcosa in sospeso, a volte ritornano. Quindi questo. E poi Jim gli dice: senti, questi tre dicono tutti di essere stati trasferiti da Milford, ma io non ho, lui non conosce nessuna città, cioè sì, città, buonanotte, scusate, nessuna scuola di Milford, cioè non c'è. E lui fa: no, è che non si vivono in una scuola. E infatti va al cimitero e trova le tombe di tre di loro. Perché adesso si ricorda che Mueller in realtà è scappato. Si presentano anche i ragazzi che gli fanno capire che stanno cercando anche loro Mueller, quindi vanno tutti a cercare Mueller. Jim lo trova, vabbè, lo minaccia un pochetto e lo porta alla ferrovia. Però North, Mueller, perché dico sempre North? Mueller scappa. Comunque lui intanto la moglie viene aggredita in casa dai tre, arriva Jim che cerca di mettere a posto le cose, loro dicono: no, volevamo solo essere sicuri che tu venissi all'appuntamento, fatti trovare, bla bla bla, se ne vanno. Jim poi porta il figlio e la moglie in una chiesa, perché dice: qui non potranno sicuramente entrare, e torna nella sua vecchia casa, che non è stata assolutamente per niente affittata, venduta, niente. Aprendo, diciamo, uno scompartino, ritrova i tre libri che stava andando a restituire quel giorno, i soldi, perché si era conservato tutto, e le chiavi della macchina. Quindi qui capiamo di più perché questi ce l'hanno con lui, cioè è colpa sua se questi sono morti, questo sembra farci capire. E comunque, e lì arriva anche Mueller, perché dice: io sono anni che vengo qui davanti perché mi dispiace per quello che è successo a tuo fratello, queste cose qua. Dice: andiamo perché questa storia deve finire. Ovviamente, una volta andato fuori, scoppia la macchina di Jim. I tre prendono Mueller perché dice: dobbiamo ricreare tutto quello che è stato. Prendono Mueller e se lo portano via. E Jim si attacca al cazzo perché non c'ha Wayne. Comunque va al cimitero per, sapete la classica scena dove quello va al cimitero a parlare, vede una luce, ma non arriva Wayne. Mentre quegli altri tre vanno alla chiesa, non possono entrare perché si vede una gambetta di North bruciare, però con un inganno, facendo la voce di Jim, il figlio esce, quindi chiappano moglie e figlio e se li portano alla ferrovia. Finalmente ci siamo, quindi è tutto deciso, stanno tutti lì e gli hanno detto: Jim, sai quello che devi fare, noi facciamo quello che dobbiamo fare. Quindi ricreano tutta la scena, anche se non c'è Wayne, e cominciano con i soldi, c'hai i soldi, bla bla bla, uguale identico, solo che qui Mueller si mette vicino a Jim e purtroppo viene accoltellato lui da Lawson e loro: ah, non dovevi ammazzare lui, vabbè. Però, infatti, là io ho detto: porco due Mueller, ma che fai? Però lui si gira a Jim e gli dice che per ogni vita che prendono, una ritorna, perché in effetti loro hanno dovuto uccidere tre persone per tornare in vita. Scusate, per tornare in vita. Quindi torna Wayne e qui è tutto in ballo. Si ricomincia, si rifà la scena. I tre, mentre stanno facendo tutto quello che devono fare, sentono il treno. Il treno che non passava da anni, e questi dicono: oh cazzo, se dobbiamo sbrigare. E qua ovviamente Jim poi in mezzo ai, perché loro sono spaventati, fa: sei morto per queste le chiavi che non riuscivano a trovare quel giorno. Comunque loro, lui lancia le chiavi, mi sembra, comunque prende le chiavi, libera moglie e figlio, c'è anche Wayne lì che è tornato, i tre
cercano di scappare con la macchina e la macchina non si sposta, quindi cari, sareste morti uguali, penso, non so se poi è cambiato qualcosa qua, però cioè, sostanzialmente sarebbero morti forse lo stesso. Si risolve la faccenda con Jim, che comunque parla con Wayne, perché Wayne dice vieni con me, insomma le solite scene un po' così, però alla fine Wayne se ne va in pace finalmente e Jim, vabbè, se ne va con la famiglia. Questo è il film che a me fa impazzire, raccontato così è molto veloce, lo so, l'ho detto proprio papà 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 papà, però mi piace una cosa che in realtà hanno odiato in molti da quello che ho letto delle recensioni e veramente mi stavo a mettere a piagne, che dicono che il film è lento e che è molto anche drammatico, se vogliamo, perché ci sono molti sentimenti in ballo e addirittura hanno detto ci sono troppi flashback. E io, ma se qua dobbiamo parlare di tizi che tornano per vendicarsi di un altro tizio, ma vogliamo sapere perché sti tizi se vogliono vendicare oppure ce lo dobbiamo immaginare noi? Cioè, io non capisco a volte, ragazzi, so io che ho gusti strani o se è la gente che gli piace solo vedere pa 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 e non capirci un cavolo e non approfondire. Questo film a me piace tantissimo, è vero, allora vi dico la verità. Ovviamente è un film per la TV del 1991, quindi non vi immaginate, oh mio Dio, che roba. Però ha quell'atmosfera. E poi questa storia ti... in qualche modo ti ci fa entrare dentro alla storia di Jimmy, quindi tu riesci a empatizzare con sto tizio che poverino ha perso il fratello in questa maniera e te lo fa vivere, perché appunto dicendo di flashback poi piano piano tu fai oh mio Dio, io stavo malissimo ogni volta, avevo porello però, e è bello anche i film devono essere anche un po' lenti a volte, perché che sia tutto sparato a mille, ma che a volte che vi vedete solamente jumpscare e ammazzamenti, qui invece c'è molto più, va piano e tutto, secondo me è fatto bene. Oddio, io, a me piacerebbe, è la prima e ultima volta penso che dico una cosa del genere, un remake, ma perché merita più giustizia a livello visivo, perché veramente, ripeto, è un film per la TV di quegli anni, quindi è molto, cioè si vede che è vecchio. È fatto bene, solo che vorrei un remake, che insomma tu vedi una bella qualità, tutto quello che vuoi, oppure che mi ristaurassero questo, ma... E mi piacerebbe appunto che fosse però uguale, cioè magari ecco mi metti pure qualche cosina in più e magari che una mazza quando ammazzano Chip, perché insomma con questo coltellino mi pare un po' esagerato. Comunque mi piacerebbe una cosa del genere. Comunque adesso vi voglio parlare del libro e del perché a me... cioè del libro, il raccontino di 30 pagine, ed è perché a me non è piaciuto più di tanto. Allora, il racconto, c'è una cosa bella, anzi, l'inizio a me piace tantissimo, cioè fino a un certo punto, poi dopo, non lo so, va da un'altra parte. Allora, ci raccontano perché Jim è stato mandato via, comunque ci ha avuto dei problemi, ovvero un po' di esaurimento, si era morta la mamma, la ragazza che era andata all'ospedale, insomma, ci raccontano un pochino le cose. Comunque anche lui va in questa scuola, lui è sposato con Sally, sempre la stessa, però non ha figli, sono sposini, anche perché in realtà, mentre nel film sono passati 27 anni, nel libro ne sono passati 16 e Jim ha più o meno 25 anni, mentre nel film si vede che è più grande, 36 anni più o meno. Comunque, dicevo, non è sposato e vivono insomma per conto loro. Inoltre, la città non è quella dove abitava lui da ragazzino, è proprio totalmente un'altra. Gli avvenimenti, questo pure mi piace, si svolgono in più tempo, nel senso, quando muore Billy, che muore in modo diverso, cioè muore investito dalla macchina, che è una berlina nera, adesso io non so di preciso che macchina è questa, comunque una berlina nera con scritto sopra occhi di serpente, una cosa del genere, e lo investe, cioè sta macchina investe il tizio, Billy, e la gente la vede la macchina, a differenza del film, che la macchina non la vedono, e vabbè, fino a qua c'è. Kate pure muore in modo diverso, ovvero lanciandosi, anzi spinta, dal tetto della sua palazzina comunque, e una signora ha visto tre tizi scappare via. Anche i nomi dei tizi sono diversi, tipo Lawson non si chiama Richard ma Robert, il secondo che torna è uno che si chiama Garcia qualcosa, e poi Vinny.
E Jim li riconosce più che altro per ognuno ha qualcosa in faccia, tipo Lawson, se non mi sbaglio, ha una voglia di fragola sul mento. Sto Garcia c'ha un tic, qualcosa di strano, e Vinny non me lo ricordo, sinceramente, se erano i capelli, qualcosa di strano. Durante il racconto, che va comunque, diciamo, come il film fino a un certo punto, lui prova anche qua a cercare il capo della polizia, lo trova ma ci parla al telefono e qui scopriamo, e questo io l'avevo dimenticato, che i tre tizi, a parte quello che è scappato, che si chiama in modo diverso lo stesso, allora a parte i tre tizi, cioè a parte il tizio, loro sono morti 6 mesi dopo quello che è successo con Wayne. E io mi ricordo che poi una cosa che ho ridetto anche rileggendolo adesso, ho detto ma come? 6 mesi dopo? Non me lo ricordavo assolutamente. Vabbè, 6 mesi dopo, e io dico, vabbè, allora perché cazzo sono tornati questi? Cioè, non lo riuscito, cioè, dico, perché sono tornati? Cioè, mentre nel film ti fanno capire che sono tornati perché sono morti per cazzi tuoi, sostanzialmente, qua perché tornano? E in più in una città diversa. In più, una cosa che mi è piaciuta di più nel libro, che è questa, e nel film, insomma, vabbè, l'hanno resa in modo diverso, è che nel film, nel libro, volontariamente accoltellano Wayne negli anni addietro. Tu in due poi, mi pare Lawson e Garcia, credo, non me lo ricordo, vabbè, in due lo accoltellano volontariamente, quindi erano proprio pezzi di merda, e in effetti quando loro stanno tornando, cioè tornano, il direttore dà a lui la scheda dell'alunno e lì c'è scritto che sono rapina, questo, quest'altro, cosa che nel film non c'è. Però vabbè, penso pure per abbreviare, perché prima i film non è che potevano durare 5 ore. E comunque va bene così. Ci sono queste cose che danno del gusto in più. Il problema è dopo. Dopo, ecco, quando lui parla con questo tizio, che gli dice che questi tre sono morti 6 mesi dopo, lui gli dice c'era pure un quarto tizio con loro. E dice sì, ma lui se era già andato, era un po' che non, insomma, non si cosava, non si vedeva, non si parlavano, quello che era. E non, però non gli viene dato il numero di telefono del quarto, non mi ricordo il nome perché cambia anche il suo. Comunque, gli uccidono la moglie, gliela uccidono, e sempre che però queste cose accadono tutte off screen, te le dicono dopo. E anche Chip viene ucciso, però non si sa né come né perché. Chip qui invece di andare a casa di lui va a scuola e ci parla. E poi non viene, non lo vedrà mai più. Però non si sa bene che fine abbia fatto Chip. Quindi forse anche lì hanno fatto a pezzi, però non ce lo dice. Quello che mi è piaciuto meno è che Jim, cioè mi è piaciuto, però boh, gli cambia il senso, non lo so. Allora, stava leggendo da un po' un libro per fare dei riti, per evocare i demoni sostanzialmente, e vediamo lui che va alla scuola per l'appuntamento con loro, perché ovviamente viene chiamato da Vinny, perché ti va presa per il culo, e dice, vabbè, ci vediamo, chiudiamo i conti a scuola. Lui va in quest'aula, evoca sto demone, dandogli poi in pegno due indici, tutti e due. E la targhetta, mi sembra della maglietta, del cappello, non mi ricordo, del fratello, e una foto. E lui dice, sai quello che devi fare, però dice anche che non sa se sta parlando davvero con qualcuno, perché sentiva solo una voce. Comunque, questi stanno arrivando, lui accende, mette un disco che ricrea il suono, insomma, di un treno merci. Quindi loro entrano e qui fanno la solita cosa, quanti soldi hai, bla bla bla. E appare Wayne con una voce diversa. Nel libro viene chiamato Cosa Wayne. E insomma ricreano sta scena, però in realtà loro, insomma, questi tre vengono fatti fuori. E prima che tu, che Cosa Wayne sparisse, dice a Jim che ci rivedremo. E infatti qui Jim, mentre va via con questi indici tagliati, benissimo, dice sì perché... E quello che c'era scritto nel libro era che puoi evocarli, puoi fargli fare quello che ti serve, puoi fare questo, puoi fare quello, però ricordati che loro a volte ritornano. Quindi nel libro a volte ritornano è per i demoni, cioè il demone che lui ha evocato. Nel film invece sono questi tre. E io sinceramente, per quanto io ami King, mi è piaciuta di più tutta la storia.
che sta nel film. Nel libro, cioè, allora, aspetta, non è che non mi piaccia il racconto di per sé, è che non ho capito perché questi sono tornati, cioè, perché loro dicono chiudiamo questa faccenda di 16 anni fa. Ma a cosa gli serve chiudere una faccenda che era finita? Cioè, voi avevate ucciso Wayne. Ognuno si è fatto i cavoli suoi, perché comunque Jim non sapeva i nomi di sti tre. Era troppo piccolo poi pure per, insomma, di qualcosa. Questi sono morti 6 mesi dopo. E non ho capito perché devono tornare in una città che non è la loro per Jim. Cioè, questa cosa che mi ha fatto strano nel libro. E qui nel racconto, vabbè, me ne viene dal libro, perché non trovo il senso del perché questi sono tornati, non perché lui poi evoca il demone, vabbè, mi fanno una cosa diversa, qua hanno voluto semplificare un po', però non ho trovato il motivo per cui questi sono tornati, ed è per questo che mi è piaciuto meno rispetto al libro, rispetto al film, mannaggia a me, non lo so. Cioè, per carità, è sempre carino da leggere, perché fino a un certo punto mi piace, dal momento del demone in poi è strano. E ripeto, anche perché sto a volte ritornano, io ormai forse perché ce l'ho in testa che a volte ritornano, e per quei tre, e invece nel film, nel libro è e altri non lo so. Io, vabbè, la finisco qui. Io dico che è un film da vedere, specialmente se vi piace King. E ovviamente, come tutti i film dell'epoca, ispirati a un racconto, un libro di King, ha dei seguiti. Uno si chiama A volte ritornano ancora, e poi ci dovrebbe stare A volte ritornano di nuovo, una cosa del genere. In Italia il nome l'hanno proprio cambiato, non c'è proprio A volte ritornano nel terzo, hanno scritto un'altra cosa, non me lo ricordo, ma manco io rivedere. Io ricordo di aver visto A volte ritornano ancora, ovviamente fa cagare. Comunque era proprio una cosa dell'epoca, fa sti seguiti, ricordo ancora quando è uscito Carrie, poi Carrie 2. Mamma mia, con una sorella di Carrie che c'è tutti, vabbè. Oppure per Cimitero Vivente o Pet Sematary, non lo so dire, vabbè. Che poi c'è stato il 2, che pure quello, vabbè. Era proprio una moda dell'epoca, facevano un film tratto da un libro e poi dovevano fare comunque il secondo, massimo il terzo, che poi il terzo fino adesso è solo di A volte ritornano, quello che ho visto, che non c'entrano niente, quindi vi dico proprio, se guardate questo lasciate perdere il 2 e il 3, perché il 2 vi posso dire che faceva schifo, il terzo no, perché non sapevo neanche dell'esistenza, proprio perché il nome cambia completamente in Italia, quindi non sapevi nemmeno che fosse il terzo di questa saga. Vabbè, detto questo, io voglio sapere la vostra opinione e se avete letto il racconto, se potete darmi la vostra lettura del racconto, perché io sono forse troppo spinta dal fatto che da quando avevo tipo 12 anni che guardo a volte ritornano, perché in televisione questi film qua li facevano di continuo, sempre, sempre, sempre. Quindi ormai ho la testa che è così, cioè è quello per me. Quindi magari se mi date una vostra interpretazione del racconto, magari mi sblocco un po'. Per carità, non che non mi piace più il film poi, però do più possibilità al racconto e magari mi piace poi di più. Detto questo, vabbè, basta, vi saluto e ci vediamo ovviamente in un prossimo video.